Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le top news. Renzi, abbassare le tasse è giusto. Migranti, 3 bambini e una donna morti nell'Egeo. Intifada, uccisi 3 attentatori palestinesi. Abbassare le tasse è giusto, non è una questione di destra o di sinistra. Così il premier Renzi in risposta alla minoranza PD. Riguardo ai primi segnali di ripresa economica, il premier ha aggiunto: finalmente i consumi interni stanno dando qualche segnale di ripresa. Ora abbiamo bisogno di crescere sul fronte dell'export. 3 bambini e una donna sono annegati e un 4° bambino risulta disperso in una nuova tragedia dei migranti che si è consumata nelle acque dell'Egeo. L'incidente, avvenuto al largo dell'isola di Kalymnos, è stato provocato dal ribaltamento del gommone sul quale viaggiavano i migranti. 13 persone sono state tratte in salvo, mentre proseguono le ricerche del bambino disperso. Altri 12 migranti sono morti in un naufragio davanti alle coste turche, mentre tentavano di raggiungere la Grecia a bordo di un barcone. Un agente donna della polizia di frontiera israeliana ha ucciso una salitrice palestinese che aveva tentato di accoltellarla. L'incidente è avvenuto in una base della polizia nei pressi della Grotta dei Patriarchi a Hebron. In precedenza, altri 2 tentativi di accoltellamento erano stati sventati stamani a Hebron e a Gerusalemme. Omicidio nella notte a Napoli, nel quartiere San Pietro a Paterno. Un 24enne è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Il giovane aveva precedenti per rapine stupefacenti e risulterebbe legato al gruppo camorristico Vinella Grassi. Un proiettile lo ha colpito alla testa. Nell'agguato è rimasto ferito a un braccio il fratello di 20 anni, incensurato. La dinamica è in corso di accertamento, indaga la polizia. Il presidente della FIFA, Sepp Blatter, ha trovato un alleato nel boss della Formula 1 Bernie Ecclestone, che ha criticato il procedimento penale aperto dalle autorità svizzere nei confronti del numero 1 del calcio mondiale. «Io non credo che avrebbe dovuto mai dimettersi», ha detto Ecclestone. Per quanto riguarda l'accusa di corruzione nei confronti di Blatter e di altri dirigenti della FIFA, Ecclestone ritiene che si tratti di un prezzo che il calcio ha dovuto pagare per raggiungere le sue posizioni attuali. Da domani torna il maltempo con piogge e temporali. Domenica una nuova perturbazione atlantica inizierà a far peggiorare il tempo su Liguria e Toscana, con piogge anche temporali dal pomeriggio. Il maltempo, entro la notte, si estenderà anche all'Umbria, Marche e Lazio. La perturbazione, nel corso di lunedì e martedì, sfiderà verso il sud. Da giovedì l'alta pressione delle Azzorre conquisterà il nostro paese, portando giornate soleggiate e fresche.